Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. L'educazione finanziaria si allea con i commercialisti, intervento di Beppe Ghisolfi a Rimini. Un esologico unisce la finanza comportamentale e la capacità di prevedere redditività e rischiosità degli investimenti sul mercato dei capitali. Questo annesso si chiama educazione finanziaria e da oggi può contare sull'alleanza e sulla competenza dei commercialisti. Riunitisi a Rimini presso la sala conferenze dell'Hotel Savoia grazie all'iniziativa dell'associazione My Mind, My Investment e del suo presidente, il dottor Stefano Fabbri. Nel contesto della giornata convegnistica celebrata sabato con sessioni mattutine e pomeridiane, è intervenuto come relatore il banchiere europeo e autore di manuali bestseller economici per famiglie Beppe Ghisolfi, soffermandosi sull'importanza delle strategie di alfabetizzazione alla finanza per far sì che gli studenti di oggi siano gli investitori consapevoli di domani. E c'è un rilievo decisivo viene svolto dal commercialista in quanto figura una figura professionale capillare su ogni territorio e quotidianamente vicina alle esigenze fiscali e di qualità dell'azienda e della famiglia media. Il professor Beppe Ghisolfi, nel proprio brillante e applaudito intervento, ha interagito sul palco con l'amico dottor Franco Bulgarini, massimo esperto di finanza comportamentale, della quale può dirsi pioniere, così come Ghisolfi lo è per la produzione educativo libraria e di promozione finanziaria, con la dirigente della Consob, dottoressa Paola Soccorso, e con la radiogiornalista del gruppo Il Sole 24 Ore, autrice di libri divulgativi, lei stessa, Deborah Rusciani.